La scrittrice Dacia Maraini ha premiato le tre vincitrici della 14ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. Eva Cantarella, studiosa dell'antichità, si è guadagnata il riconoscimento per la saggistica con il libro Gli amori degli altri, edito dalla Nave di Teseo. Sono felice, onorata e anche un po' imbarazzata, perché l'importanza del premio è tale, basta pensare che si chiama Benedetto Croce, da fare sentire inadeguata me che la ricevo, ma mi ha fatto veramente felice ed è una grandissima, una bellissima manifestazione. Per la letteratura giornalistica ha vinto Maria Pace Ottieri con il libro Il diluvio universale, edizioni Einaudi. La vittoria è stata inaspettata e naturalmente sono molto contenta, perché è considerato il premio Croce uno dei premi più seri, più appartato di altri premi che sono sempre sui giornali, ma ha una giuria molto seria. E ho avuto anche la sorpresa, perché non l'avevo capito prima, delle giurie popolari, che sono sempre la differenza dei premi. E per la narrativa è stata premiata la scrittrice Lia Levi con il romanzo Questa sera è già domani, edizioni E.O. Significa qualcosa legato alla cultura, a una cultura profonda, al personaggio di Benedetto Croce, il liberalismo, quindi l'epoca in cui l'Italia si esprimeva con molta profondità. E quindi essere stata scelta anche dalla giuria popolare è un elemento di soddisfazione in più. Durante la cerimonia è stato consegnato il premio alla memoria allo scrittore israeliano Amos Oz, scomparso lo scorso dicembre, che sarà consegnato in Israele alla figlia Fania. La manifestazione ha ricevuto l'attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con un messaggio ha ringraziato gli organizzatori per aver celebrato con questa edizione anche la caduta del muro di Berlino, avvenuta 30 anni fa. Per l'anno prossimo sono già in programma delle novità, come l'allargamento della giuria agli studenti di tutta Italia e l'idea di organizzare un'iniziativa a Bruxelles per parlare di Benedetto Croce al Parlamento europeo. Beh, io credo che sia un modo di far vedere, far conoscere i libri. I premi hanno questa funzione, perché gli italiani sono un po' distratti rispetto ai libri, e in nome di Croce, che è nato qui, si cerca di far conoscere, di far leggere, di far vedere, di far capire e anche di discutere intorno ai grandi temi che trasportano i libri.